Continua il processo per il femminicidio di Anastasia, la donna di origine ucraina, 23enne, uccisa con 29 coltellate dal marito Mustafa Alashri nella notte del 13 novembre 2022. Per lui il PM ha chiesto al giudice l'ergastolo, mentre la parte civile, rappresentante il figlio di 2 anni e la famiglia di Anastasia, hanno chiesto 10 milioni di risarcimento, specificando che quest'ultima rappresenta una cifra simbolica. Noi ci siamo associati alle richieste del pubblico ministero, ovviamente, abbiamo richiesto poi un risarcimento del danno. La cifra è simbolica, ci rendiamo conto che non gli verrà mai risarcita una cifra del genere, mai proprio per calzare sulla gravità degli effetti della vicenda sul minore. Come dicevo, ha perso la madre e il padre in un solo atto, quindi questo non è risarcibile, per dare proprio un peso alla vicenda, un peso anche morale. L'ergastolo riteniamo che sia giusto che possa essere comminato in quanto le aggravanti contestate sono state provate e c'è la piena prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, di tutti i delitti contestati, quindi per tutti i capi di imputazione, pertanto riteniamo che sì, possa essere comminata come pena. La difesa invece non concorda con le richieste ed esporrà la sua discussione nella data del 15 ottobre, mentre la data della sentenza invece è stata fissata per il 18 ottobre. Io rispetto il ruolo del pubblico ministero e le richieste logiche del pubblico ministero vanno rispettate, ma ritengo che non siano confacenti al caso che stiamo trattando per una serie di motivi che poi la gente illustrerà nella mia discussione finale. Mi preme solamente sottolineare che il pubblico ministero non ha ritenuto di chiedere appunto le attenuanti generiche, pur avendo il mio assistito permesso successivamente appunto non solo il ritrovamento del corpo ma anche la ricostruzione di tutto quello che era accaduto, dando la sua versione dei fatti. La cosa che diciamo mi ha lasciato solamente un pochino stupito è che l'attività difensiva del mio assistito durante la fase di indagine, ossia quella di rendere una propria versione dei fatti, è diventata una prova diabolica nei suoi confronti secondo il pubblico ministero, come se una persona che rende una propria versione dei fatti debba poi subire la ritorsione di quanto detto, che dal punto di vista diciamo prettamente normativo è così nel caso in cui ci siano delle discrasie, ma è anche un diritto dell'imputato appunto dare la propria versione dei fatti ed è un dovere da parte del pubblico ministero verificare l'attendibilità o meno di quanto dichiarato dall'imputato. Invece qua sembra che l'imputato, quando detto all'imputato, sia effettivamente tutto inventato e tutto non riscontrato. Poi ci sono degli aspetti che logicamente affronterò nella discussione, ritengo che comunque la ricostruzione della procura non sia una ricostruzione aderente alla realtà dei fatti.